Adesso farò un'altra domanda, Wander. Come mai i praticanti di MMA, o soprattutto i campioni di MMA, sono molto più famosi dei campioni di Jiu-Jitsu brasiliano? E come mai comunque i praticanti quindi di MMA iniziano a studiare a iniziare la pratica del Jiu-Jitsu brasiliano? Wander, why the champion of MMA are most important and famous of the champion of Brazilian Jiu-Jitsu? È molto semplice. Brazilian Jiu-Jitsu tournaments. I tornei di Brazilian Jiu-Jitsu non sono ancora professionali. Still amateur. Sono amatoriali. Carlos Gracie Jr. sta facendo un ottimo lavoro col Jiu-Jitsu, col brasiliano. Si può vedere nell'europeo di adesso, del 2013, c'erano 2300 persone. But it's still an amateur. Ma è ancora amatoriale. You don't get paid for. Non vieni pagato per questo. The TV, la TV is not into that yet. Non è interessata a questi eventi. You know, but, I believe, Carlos Gracie is working on this. Ma penso che Carlos Gracie Junior stia lavorando per questo. He also has the first tournament, pay tournament and everything. Cercherà di organizzare adesso il primo torneo in cui ci saranno delle borse di denaro, quindi probabilmente la televisione sarà interessata a questo. E questa è la grande differenza tra l'UFC. Nell'UFC vai sulla Fox, quindi sulla pay per view, sulla televisione. E quindi puoi colpire tutti gli interlocutori con la televisione. So I think that's the main key of that. E questa è chiaramente la prima ragione, la televisione. And why the practitioner of Brazilian Jiu-Jitsu is so important for MMA? Come mai la pratica del Brazilian Jiu-Jitsu è così importante per l'MMA? Oh, that's an easy question. Questa è un'altra domanda molto facile. You know, because I'm not saying bad things about other martial arts, right? Io chiaramente non parlo male delle altre arti marziali, piacciono le arti marziali. Io mi sono allenato chiaramente nella box, nella Thai box, nella lotta libera. A great fighter needs to be a complete fighter. Un buon combattente deve essere un combattente completo. But about your question, ma riguardo alla tua domanda, I'll give an example that I use for everybody. Ti farò un esempio di perché capiscono tutto. Avete due ragazzi, due. Uno sa che sa solo fare in piedi, che sa solo combattere in piedi. E un altro che sa solo lavorare col Brazilian Jiu-Jitsu. Se lo metti nella gabbia, quello in piedi, non sai se possa sopravvivere. But you put a Brazilian Jiu-Jitsu guy in the cage. Ma e lo metti invece il praticante di Jiu-Jitsu brasiliano nella gabbia, probabilmente non vince il combattimento, ma può sopravvivere. Questo vi rende l'idea? Without Brazilian Jiu-Jitsu in MMA, my friend. Se senza il Brazilian Jiu-Jitsu, amici miei, nell'MMA, you might win because you're in good shape. Puoi vincere perché sei in una buona forma fisica, but if you lose, ma se perdi, you're gonna lose bad. Ma probabilmente perderai molto male.